Ma prima di Bassano i ragazzi hanno avuto quell'atteggiamento nei miei confronti straordinario, si sono presi delle responsabilità e poi hanno ripagato sul campo con un grande spirito di gruppo e soprattutto con grande prestazione. La domenica scorsa è stata una grandissima partita, ma anche oggi contro una squadra che per niente facile, perché il Sud Tirol mi ha fatto una grandissima impressione, una squadra che ha molta gamba, ha giocatori di qualità, giovani molto molto importanti, e noi siamo stati bravi a non avere forse quella frenesia, quella fretta che nelle partite precedenti ci ha un po' condizionato la gestione della partita. Fallaccio su del cuore che è stato costretto ad uscire. Che cosa si è fatto e come mai la partita è stata così nervosa? Ma la partita è stata soprattutto nervosa perché l'importanza, soprattutto per noi, era un'importanza, il risultato era di vitale importanza. Per quanto riguarda invece loro, probabilmente era l'ultimo treno per cercare di prendere i playoff. Allora questo ha scaturito questo tipo di nervosismo. Per quanto riguarda invece Umberto, non ho parlato con lui, speriamo che non sia niente di grave, perché lui è un giocatore importante, oltre per le qualità tecniche, ma anche sotto l'aspetto del gruppo, perché è veramente il leader della squadra. E cambiare la sua posizione è stato uno degli elementi determinanti. Sì, io era una situazione che ho parlato con lui, ho parlato anche con qualche collega vostro, dicendo proprio questo, che lo volevo impiegare alla Di Natale, cercando di farlo correre di meno, ma soprattutto farlo correre meglio in una situazione di campo dove lui potesse sfruttare quelle che sono le sue qualità, perché lui ha una grande tecnica, una grande copertura di palla e soprattutto molto scaltro, e diciamo che la cosa sta funzionando bene. Minesso e La Rosa sono altri due elementi che hanno cambiato un po' l'atteggiamento dell'anno. Sì, un grosso grazie a questi due ragazzi, perché sono stati un po' penalizzati. Minesso è stato un po' penalizzato per il discorso degli under, è entrato bene. Per quanto riguarda La Rosa, è l'unico giocatore imbattuto dell'Andre, perché ho fatto un po' lo score, a parte lui non ha mai perso, sia nella mia gestione che anche nella gestione di me. È un ragazzo poliedrico che può ricoprire tantissimi ruoli, oltre che con grande saggezza tattica, secondo me li ricopre anche con grande carattere. E noi abbiamo bisogno anche del suo carattere, perché in questo momento c'è bisogno di gente anche che possa offrire qualche soluzione diversa. Punto dalla salvezza diretta, è un sogno plausibile. Ma due domeniche fa sembrava tutto perso, anzi addirittura c'era il baratro dell'ultimo posto. Il calcio è così, però noi dobbiamo gioire per poco tempo, perché già mercoledì abbiamo una partita molto molto difficile. A questo punto tutto è aperto, anche perché stiamo aspettando anche le penalizzazioni. È di vitale importanza la partita di Piacenza. Se riusciamo a fare una grossa prestazione con un grosso risultato, poi può succedere di tutto.